Si è tenuta oggi a Legnano la commemorazione dei 7 lavoratori della Franco Tosi deportati dai nazifascisti nel campo di sterminio di Mauthausen, un evento accaduto 75 anni fa che ha lasciato un segno profondo nella città. La cerimonia, che ha visto come oratore ufficiale il segretario generale della FIMCISL Marco Bentivogli, si è svolta nel magazzino centrale della fabbrica. Oggi è un giorno importante, siamo al 75° anniversario della deportazione dei lavoratori della Franco Tosi, lavoratori che lottavano in sciopero e in quel momento i fascisti italiani chiamarono le SS per sedare in qualche modo il conflitto che era nato per rivendicazioni puramente sindacali, quelle di un maggiore rispetto della dignità dei lavoratori e soprattutto di elevare delle paghe che erano al momento alla fame e costringevano i lavoratori a tantissime difficoltà. Di quei lavoratori solo uno tornò dal campo di sterminio di Mauthausen. Noi oggi siamo qui non solo per ricordare quanto sia importante quella storia, quanto sia drammatica, ma quanto bisogna fare di tutto perché non si ripeta. È assolutamente fondamentale che le battaglie del lavoro non siano sempre battaglie per la dignità delle persone, per la libertà e per la democrazia, anche in un momento in cui soffiano venti piuttosto cattivi rispetto a un odio sempre più forte tra le persone. E le forze organizzate del lavoro devono essere un anticorpo di libertà e di solidarietà, sempre vigile che il passato, questo drammatico che è accaduto qui, non si ripeta. All'iniziativa, oltre ai sindaci della zona e all'ANPI, è intervenuta una rappresentanza di studenti delle scuole medie di Legnano. La Franco Tosi è una realtà importante del territorio, con i suoi 140 anni di storia. Da tempo versa in difficoltà, ma ora potrebbe aprirsi uno spiraglio per il rilancio. Dopo l'incontro del 20 dicembre al Ministero dello Sviluppo Economico, probabilmente la situazione della Franco Tosi si sta sbloccando, c'è in corso una trattativa privata tra proprietà e commissario straordinario per l'acquisizione delle aree e il rilancio degli investimenti, perché è l'elemento fondamentale per rilanciare davvero l'attività produttiva della Franco Tosi e far sì che la Franco Tosi rimanga a Legnano, perché via da Legnano la Franco Tosi non avrebbe più senso e la città perderebbe un valore di professionalità e di competenza. Dai 5.000 del periodo d'oro i dipendenti sono scesi ai circa 200 attuali, ma la sopravvivenza dell'azienda metalmeccanica, che produce turbine per l'energia elettrica, è fondamentale. Il territorio viene da una crisi pesante come tutto il paese negli ultimi 10 anni. In questi ultimi 2 anni c'è stata una ripresa che però non ha permesso sicuramente di risolvere tutti i problemi che la crisi ha creato. In questa ripresa c'è dentro anche la Franco Tosi, che non è importante tanto per i numeri, ma l'importanza della Tosi è un'importanza anche, come dire, di segnale psicologica rispetto a quello che è il territorio, perché l'azienda simbolo del territorio è la Tosi, con 140 anni di storia, di vita, e quindi salvarla è un segnale positivo per tutto il territorio, e quindi questa è la speranza. Al termine della cerimonia in fabbrica, un lungo corteo ha attraversato le vie della città fino al cimitero dove sono sepolti i lavoratori deportati.